E ben tutti ragazzi, qua è Tez che vi parla ed oggi siamo in un nuovo video. Allora ragazzi, per chi mi conosce già da parecchio, chi mi segue da parecchio, mi chiamo Nicolas. Ho creato questa mini mappa così easy con follow Tez on YouTube e 1v1 made by Tez. Così con il nuovo per la nuova mitraglietta, come posso dire, io la definisco la mitraglietta. Io oggi vi farò vedere i miei tre tipi di 90 gradi. Allora, questa sensibilità 836-835, 250-250 e 1501-1350. Allora, io come primo 90 gradi principalmente faccio questo, che faccio da 3-4 season, ed è molto easy da fare perché pa 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 è così. Poi invece c'è quell'altro tipo che sto facendo da poco, che è quello di mitro. Oh, mi ha laggato un poco. Allora, sì, fa così, è molto semplice anche questo, però ci vuole molto, cioè un po' più di allenamento. Che è così. Papà si alza e si rifà. Così. E invece gli ultimi, che ci sto lavorando un poco, quindi non mi potranno uscire benissimo, che sono quelli che non sono proprio perfetti, credo, eh. Sono tipo a modo mio, che sono quelli di Mongrel, che sono così. No, aspetta, non mi vengono, che sono così. Lo faccio tipo così. Allora, così il primo tipo. Così il secondo. E poi abbiamo il terzo. Io principalmente mi trovo più con il primo. Infatti adesso mi trovo più con il primo, che sarebbe questo, perché lo faccio da più tempo e sono molto più allenato, ma anche con questo, che è questo qui che mi dà più, un poco più di fastidio. Principalmente, a mio parere, cioè ve l'ho detto, è questo, però per prendere l'altezza è molto buono anche quello di mitro, perché e poi si, cioè praticamente saltate di così, salta, no, che roba è successo? Saltando di così è easy, perché poi madò, sono storsellato un attimo. Ok, bisogna fare papà, che va bene, e poi si fa così, e poi si possono fare una scala e poi metterci così per prendere le ground, come posso dire, metterci le capannine per prendere le ground. Però invece questo bisogna un poco spammarle con questi 90, che bisogna un po' spammare con questi. Invece con quelli di mitro 2, se siete bravi a farli, vi escono bene. Invece con questi, pure con questi, bisogna molto spammare, che io non ci riesco benissimo. Vedete, mi blocco molto. Però adesso vedete. Bene ragazzi, che vi volevo dire, questi erano i miei tre tipi di 90 gradi. Scrivetemi giù in descrizione secondo voi qual è il migliore e quale fate. Potete fare, non lo so, altri tipi di 90 gradi, tipi che io non conosco. Questi sono i tre tipi che principalmente conosco. Vabbè, poi ci sono questi che io non mi trovo, cioè non li so fare, cioè non mi trovano quelli senza il pavimento, quelli che sono difficili, cioè per me, che io i 90 gradi li ho fatti sempre col pavimento, perché non lo so, mi vengono meglio e poi danno più, cioè è più difficile romperli. Però secondo me si prende prima le ground così, cioè con questi così. Vabbè raga, che vi volevo dire, lasciate like ed iscrivetevi, ovviamente commentate, perché voglio sapere che 90 gradi utilizzate. Al massimo scrivetemelo, me li spiegate un poco, così mi alleno e ve li porto in un altro video. Fatemi sapere se volete anche dei video sulle mie tattiche, cioè sulle tattiche che uso principalmente per combattere o per fare 1v1 in creativa. Questa è la mappa, vabbè.
E che devo dire? Dani, questo è già tutto. Bella.